Ciao a tutti carissimi amici, bentornati sul canale del Brig. Ragazzi, mi raccomando, iscrizione e like. Iscrizione e like, mi raccomando, fatelo. Fatelo, non costa nulla, fatelo per il sottoscritto, vi ringrazio. Ragazzi, allora, qui oggi ci sono stati dei risultati che praticamente hanno già dato dei verdetti. Oggi è stata una giornata che ha veramente disegnato la classifica in una maniera già molto ma molto importante, insomma. Prima cosa da dire, siamo secondi ufficialmente, quindi con due giornate d'anticipo chiudiamo al secondo posto questo campionato. Saranno felici i nostri dirigenti, saranno felicissimi, perché in questo momento qua, con il secondo posto, sappiamo che avremo qualcosina in più, perché è chiaro che chi arriva primo prende una cifra, chi arriva secondo ne prende un'altra, chi arriva terzo ne prende un'altra ancora, chi arriva quarto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi arrivare secondo sicuramente è meglio di arrivare terzo, economicamente parlando. Poca differenza, ma qualcosina in più c'è, in, diciamo, per quanto riguarda, insomma, il premio, così come per quanto riguarda il discorso della Supercoppa, perché arrivare in Supercoppa da secondo è una cosa, arrivarci da quarto, ad esempio, da terzo, da, insomma, in base alla posizione di classifica, ha un altro tipo di discorso. Quindi ovviamente da questo punto di vista abbiamo guadagnato qualche milioncino in più, e quindi ovviamente farà piacere alla nostra proprietà. Poi, detto questo, voglio invece parlare di questa Roma. Perché, ragazzi, qui non so che cosa vi è preso. Cioè, siete passati dall'esaltazione più totale, dalla vittoria nel derby contro la Lazio, all'eliminazione del Milan in Europa League, quindi entusiasmo proprio, un'euforia veramente impressionante. E poi che cosa è successo? Vi siete sgretolati completamente? Perché in questo momento qua, dopo questa sconfitta, che il risultato dice solo ed esclusivamente di 2-1 contro l'Atalanta, ma sul campo si è visto un dominio netto, clamoroso dell'Atalanta, una squadra che veramente tanto di cappello all'Atalanta, questi sono in finale di Europa League, sono in finale di Coppa Italia e sono praticamente quasi dentro a questa Champions League, perché in questo momento, con questa grande vittoria che l'Atalanta ha ottenuto sulla Roma, ha 3 punti in più della Roma, che in questo momento è all'ultimo posto disponibile per quanto riguarda la Champions. In questo momento è fuori, perché mi sa che in questo momento la Roma dovrebbe essere, se noi ci abbiamo Inter, Milan, Bologna, Juventus, Atalanta quinta, dico bene, Roma sesta, quindi in questo momento la Roma è fuori, perché ha 3 punti in meno dell'Atalanta, con una partita in meno, con una partita in più, nel senso che l'Atalanta ha ancora da giocare il recupero. Quindi, diciamo, potenzialmente l'Atalanta ha anche 6 punti, diciamo così, di vantaggio sulla Roma. C'è anche il discorso dello scontro diretto, adesso non ricordo a Roma quanto finì la partita, però certo è che la Roma si è messa male. L'unica speranza che ha la Roma, se non dovesse arrivare, diciamo, fra le prime 5, è che se l'Atalanta dovesse vincere l'Europa League e dovesse arrivare quinta, praticamente in questo modo qui si libererebbe un posto in più, quindi il sesto. In quel caso saremmo addirittura 6 squadre in Champions League, e in quel caso ovviamente la sesta andrebbe in Champions League. Cosa veramente clamorosa sarebbe se addirittura succede quel che succede, cioè l'Atalanta va a vincere l'Europa League e poi magari sesti, invece di arrivare alla Roma ci arriva la Lazio. Sarebbe veramente un capolavoro, perché in questo momento la Roma ha 1 punto in più della Lazio, solamente 1 punto in più della Lazio,
E bisognerà vedere quel che succede adesso, perché sarebbe veramente un qualcosa di clamoroso, perché questi si erano fatti dei film clamorosi ad un certo punto della stagione, sognavano l'Europa League, sognavano, diciamo, stavano andando belli, tranquilli, spediti in Champions League, eccetera, eccetera, e invece poi non so che cosa è successo. E io vedo, ragazzi, che succede? Vedo che è finita tutta questa euforia. Oh, è finita tutta questa euforia. E no, è così ho fatto. Poi vedremo quel che succederà. Però voglio dire, oggi poi tra l'altro doppietta di De Ketelaere, quindi l'ha spedito proprio, ormai l'Atalanta va spedita nel riscattarlo, così come ha detto il presidente Percassi, quindi per noi va bene perché lui ha trovato la sua, diciamo, il suo, la sua giusta, insomma, io penso che per l'Atalanta, per De Ketelaere è la squadra giusta, insomma, l'atmosfera è quella giusta che vive, non ci sono grossissime pressioni, riesce a giocare magari in un ruolo che gli è più, diciamo, congeniale, quindi ovviamente buon per lui, ma buon per noi, perché anche a noi magari se ci portano quei soldi lì riusciamo a fare anche qualcos'altro sul mercato di importante, magari che possa essere più in linea con quelle che saranno le prossime diciamo, idee del prossimo allenatore, ovviamente. Poi un'altra cosa, abbiamo visto anche la sconfitta del Sassuolo che si è fatto ribaltare dal Genoa e anche lì si è ricomplicato la vita. Vediamo quindi se è la vittoria che l'Inter, diciamo, non voglio dire che gli ha regalato, però voglio dire, sai, abbiamo visto un Inter contro il Sassuolo abbastanza in ciabatte, mentre ieri l'abbiamo visto bello dirompente, quindi ci sono delle cose un pochino così. Vedremo se il Sassuolo adesso cosa riuscirà a fare. E poi c'è il discorso invece legato al Verona, perché voglio parlare di questo, voglio spendere due paroline, perché oggi il Verona ha perso contro il Torino, è la cosa più. A me, io sinceramente non ho niente contro nessuno, nel senso non è che preferisco una squadra piuttosto che una, cioè un paio di squadre ce li ho e noi ci siamo capiti, per quanto riguarda il discorso salvezza. Però al di là di questo, i tifosi del Verona nei nostri confronti, ma un pochino con tutti, sono sempre delle ci siamo capiti. Ho visto un video poco fa. Ho visto un video poco fa di uno che non saprei nemmeno come definire, che per sfottere i tifosi del Torino, per rispondere agli sfottò dei tifosi del Torino, ha fatto l'aeroplano, ha fatto il segno dell'aeroplano per far capire, insomma, ai tifosi del Torino che stesse parlando di Superga. E questo è poi l'aeroplano che poi lui fa la scena, insomma, che cade giù. Capite? Capite che pezzo? Capite che pezzo? C'è gente, Wagner, che allo stadio è veramente una vergogna. Cioè, queste sono cose veramente disgustose. Però diciamo che ormai negli stadi purtroppo succedono, si dicono tante cose. Però veramente, ragazzi, bisognerebbe cercare un pochino di rendersi conto, insomma, di ste robe qua, perché voglio dire, non sono, non, cioè, si può scherzare, sfottò questo e quest'altro, però quando si parla di persone che non ci sono più e tu vai a fare un'ironia, vai a fare dell'ironia, vai a fare dello sfottò su una cosa del genere, veramente, ragazzi, non va bene, non va bene, non va bene, non mi voglio veramente, non voglio andare oltre, non mi voglio esprimere, ma ci siamo capiti. E quindi niente, quindi più o meno ci sono stati, insomma, dei risultati che lasciano ancora tutto aperto, sia per quanto riguarda la lotta salvezza, soprattutto per quanto riguarda la lotta salvezza, sia per quanto riguarda, diciamo, gli ultimissimi posti Champions, anche se, ripeto, con la vittoria di oggi dell'Atalanta sulla Roma,
si è dato una bella botta, e l'Atalanta, insomma, ha anche il destino della Roma fra le mani in questo caso, e della Lazio, perché voglio dire, è a un punto, e vedremo, insomma, come andrà a finire, come evolverà la situazione, visto e considerato che praticamente mancano altre due giornate di campionato, e poi mancherà, insomma, questa finale. Ci sarà veramente, mi va di sottolineare, di fare un grande applauso alla stagione dell'Atalanta, perché ragazzi, giocarsi, questi si stanno giocando ogni tre giorni una partita decisiva. Ogni tre giorni scendono in campo per una partita decisiva, ma non decisiva così tanto per dire, decisiva. Cioè, se avessero perso contro il Marsiglia, l'Europa League si andava a far fottere, e invece l'hanno vinta. Se la partita precedente contro la Fiorentina non l'avessero vinta, in finale non ci sarebbe andata l'Atalanta, ci sarebbe andata la Fiorentina, e quindi anche la partita decisiva. E ogni volta che scendono in campo in campionato non possono sbagliare un colpo, perché quando la lotta è appunto appunto per la Champions, e questi le vincono, e adesso hanno dato, ho detto, 3 punti in più della Roma, con una partita da recuperare a 2 giornate dalla fine, insomma, voglio dire, è una bella botta la classifica. Quindi veramente, ragazzi, un grandissimo applauso ad una squadra, ad una società che con delle cose fatte bene, giuste, riesce a costruire sempre qualcosa di veramente molto, ma molto interessante. L'Atalanta, tra l'altro, fa un bel gioco, un gioco molto molto di corsa, di gamba, di intensità, cioè ci vuole veramente una grandissima condizione atletica per fare quello che fanno loro, per continuare ad essere competitivi su tutti i fronti fino alla fine. Siamo a maggio, ragazzi, siamo a maggio, e questi continuano a correre. Oggi la Roma l'hanno proprio massacrata, cioè il risultato è bugiardissimo, una partita che poteva veramente finire con 4-5 gol di scarto. Una roba veramente impressionante. Vabbè, ragazzi, questo è quanto. Io volevo, insomma, fare il punto della situazione stasera. Questo è, vedremo. Noi siamo sicuri del nostro secondo posto, quindi anche questa, diciamo, è andata. Adesso le ultime due partite non hanno veramente un gran senso, se non quello di provare ad arrivare a 80 punti. Così, se vogliamo dare una, vincerle tutte e due per arrivare a 80 punti e chiudere, diciamo, a cifra tonda la nostra classifica. Ma veramente in questo momento qua non cambia più niente, perché il nostro l'abbiamo fatto, in questo momento siamo arrivati secondi, e questo è. Ragazzi, ci sentiamo domani, speriamo che di sapere qualcosina in più per quanto riguarda l'allenatore, eccetera, anche se io penso che se siamo arrivati fin qui probabilmente aspetteranno davvero la fine del campionato, soprattutto se l'allenatore che arriverà al Milan è un allenatore che in questo momento è ancora impegnato. In quel caso mi sembra anche normale che si debba aspettare, soprattutto se ha ancora degli obiettivi da raggiungere. Noi in questo momento qua non abbiamo più obiettivi, quindi ovviamente non ci sarebbe un grosso problema a far sapere all'ambiente Milan che il nuovo allenatore sarà questo, sarà quest'altro, perché ormai i giochi sono fatti per noi. Se l'allenatore è ancora impegnato, per dire il Thiago Motta di turno, e allora è chiaro che probabilmente è giusto aspettare e vedere un pochino come finisce la stagione, anche, insomma, da per lui. Vabbè, ragazzi, questo è quanto. Mi raccomando, iscrivetevi e lasciate un like, se ne avete voglia, tasto grazie o PayPal per le donazioni. Ragazzi, vi voglio bene, vi abbraccio tutti, forza lotta e vincerà, non ti lascerò mai.